Firenze c'è un museo dedicato a un sarto d'altri tempi, ma definirlo sarto o stilista è decisamente riduttivo. Roberto Capucci è un artista che invece di pennello, scalpello o strumento musicale si serve di ago e filo. I suoi abiti sono incredibili creature fatte di stoffe, colori e amore e sembrano sintetizzare tutte le arti. Il Museo Capucci, diciamolo subito, non è un museo per addetti ai lavori. Per rendersi conto della particolarità del suo talento, vale assolutamente la pena di scoprirlo a Villa Bardini, dove ha sede anche la fondazione che porta il suo nome. Non è un caso che sia Firenze a ospitare questo museo. È infatti qui che Capucci ha mosso i suoi primi passi nel mondo della moda. Era il 1951. Il museo ospita a rotazione il patrimonio della fondazione. Fino all'autunno il titolo della mostra è Ritorno alle origini, omaggio a Firenze e presenta 43 pezzi, tra cui 8 inediti del 2007 e 2 abiti scultura, Oceano, realizzato per l'Expo di Lisbona del 1998, e Giorgini, in omaggio al suo mentore. Questo cavaliere solitario della moda, come si definisce, è un collezionista di scelte coraggiose, a partire da quella di non seguire le leggi del business e dei dettami della moda. Gli abiti scultura creati da Capucci esprimono il lavoro di un artigiano di altissimo livello, lo studio continuo del matrimonio perfetto tra colori, tessuto e volumi, il valore che dà ad ogni singolo capo e a ogni singola persona che ci ha lavorato. Molte le creazioni dedicate alla natura, tra i temi prediletti da Capucci, ma anche un'ispirazione legata al bellissimo giardino che circonda la villa. Museo Capucci a Villa Bardini, Chiara Valentini, CTN.